Bella giornata, ieri ha fatto temporale forte, però adesso guardate. Ok, facciamo la nostra colazione, semplicissima. Allora ragazze, finalmente cambiamo questo ogobrio di tende, che poverine, dopo quasi 30 anni che sono qua non ce la fanno più. E ricordate che su le avevamo cambiate 2 anni fa e adesso dobbiamo cambiare queste, dobbiamo verniciare quella parte lì dove scocciola sempre l'acqua. E niente, non voglio più mettere queste tende, abbiamo preso quelle pergole bioclimatiche. Qui lo spazio è grande, abbiamo dovuto prenderne 2 e abbiamo delimitato lo spazio dove verranno appunto collocate le pergole bioclimatiche. Sono veramente contenta di essere riuscita a fare questa spesa, perché ci voleva. Qua è uno spazio troppo largo, sole, pioggia che passa, e quindi ci vuole proprio un minimo di copertura, almeno quando si esce non si è proprio all'esposizione del sole e della pioggia. E arriveranno mercoledì e non vedo l'ora di poterle montare, di vedere questo spazio sistemato e a posto, come dico io. Allora, qui è stato montato il lavandino, che è ancora da finire, perché dobbiamo verniciare tutto il muro, dobbiamo rivestire questa zona qua, e questo è il lavandino che io ho preso su Amazon, anche il rubinetto, però ovviamente è solo stato sistemato con il motorino che raccoglie l'acqua dal pozzetto, e quindi qua è ancora tutto da definire. E questo è lo spazio appunto che verrà sistemato, la veranda. Questa è la ranocchietta che presi dai cinesini al mare, ragazzi, è bellissima, la sera si illumina tutta qua davanti nel pancino e mi piace davvero davvero tanto, di sera fa un bellissimo effetto.
Ragazze, allora, avete visto quello che vogliamo fare, cosa siamo intenzionati di fare fuori appunto per la nostra veranda. E speriamo che il lavoro esca bene, io ho tutto nella mia testa, però poi capirete bene come viene definito lo spazio e tutto quanto. Allora, stamattina ho già fatto un po' di lavori e adesso mi sono preparata che devo andare a fare due commissioni urgenti. Però prima volevo parlarvi di questi integratori che mi hanno mandato e io li sto provando e mi ci sto trovando molto bene. Sono gli integratori degli orsetti, ne avrete sentito parlare magari sul web sicuramente. E, sì, sono degli integratori a forma di caramelline gommose che hanno la forma di appunto orsetti. Allora, io mi sono fatta mandare quello per i capelli alla cheratina e per le unghie e poi mi sono fatta mandare questo qua per il metabolismo, perché ho un po' di problemini, non sono molto regolare. E quindi io devo dire che dopo 2 giorni che ho assunto questi integratori mi hanno veramente aiutato a sbloccarmi e mi danno anche la sensazione di non avere quel senso di gonfiore, perché io ho problemi che magari delle volte mangio qualcosa che non va, che non dovrei mangiare, non lo so, comunque mi sento un po' gonfia. E devo dire che dopo un po' di giorni che assumevo questi integratori, oltre a regolarizzarmi l'intestino, mi aiutano proprio a sentirmi meno gonfia. E sono veramente fantastici, non pensavo, però sono veramente contenta di averli provati. Questo è l'integratore per il metabolismo, mentre questo è l'integratore per i capelli e per le unghie, che per me è un toccasana in questo periodo, perché appunto essendo tornata a casa dal mare e avendo anche le punte un po' sfibrate, sicuramente mi aiuteranno per rigenerare i miei capelli e anche le unghie, che dopo vari trattamenti che ho fatto per con il gel, insomma, me le hanno indebolite parecchio, devo dire, e quindi sono contenta di poterli usare, perché mi daranno sicuramente una grandissima mano. Detto questo, io vi lascerò un codice sconto nell'info box, se volete andare a vedere il sito, ce ne sono di tantissimi tipi, perché io inizialmente avrei voluto provare quello lì, quegli integratori per la bronzatura,
E poi avevo chiesto anche gli integratori per l'invecchiamento della pelle. Però poi alla fine, siccome io dovevo partire e non potevano mandarmeli in tempo, e poi con il caldo alcuni integratori non erano sicuri di poterli mandare perché hanno il collagene all'interno, specie quelli lì, per l'invecchiamento della pelle. Ho optato per questi due, ma comunque sono tutti uno più utile dell'altro, perché se andate a vedere nel sito ci sono integratori che servono per tantissime cose per il nostro corpo e per il nostro benessere. Io non pensavo, però credetemi, adesso per i capelli magari ci andrà qualche giorno in più per testarli bene, ma quello del metabolismo è stato fantastico per me, devo dire la verità. Quindi vi lascerò un codice sconto che voi potete utilizzare se vi interessa acquistare e provarne qualcuno. E in più troverete il link impresso così potete andare a vedere tutti i prodotti della linea. Bene ragazze, io adesso vado a, prima di tutto, a gustare i miei orsetti, anzi ve li faccio vedere come sono, e perché li assumo di solito al mattino, appena fatto colazione, magari a metà mattinata, e a volte, se non mi ricordo, anche nel pomeriggio. Potete assumerli quando volete. Adesso vi faccio vedere come sono all'interno. Ecco, allora, praticamente hanno questa forma simpatica dell'orsacchiotto. E mangiati hanno un gusto fruttato buonissimo e poi sono morbidissime, come quelle caramelline che si mangiano gommose che sanno di frutta. Solo che queste non hanno tutto quello zucchero sopra come le vere caramelle, sono lisce e si gustano bene, sono buone da mangiare. Sinceramente, ne assumeresti anche di più perché il gusto è talmente gradevole che non si fa fatica a ingerirle. Proprio come gustarle assaporandoti la bocca e gustandoti una caramellina. Magari cambiano un pochino di colore. Questa è quella del metabolismo, l'altra è quella con la cheratina, però devo dire che sono una più buona dell'altra. Quindi vi invito a provarle e vedrete che non vi troverete male. Ciao. Non so se questo video si concluderà qui o vedrete qualcos'altro, ma comunque per il momento vi saluto. Ciao! Per sapere il dosaggio che dovete assumere, basterà guardare sopra ogni confezione, vi sarà indicato se ne potete prendere uno, due, tre al giorno, dipende dal tipo di integratore, e quindi veramente è una cosa che viene poi ogni giorno automatica. E vi dico veramente, vi aiuta tantissimo. E ve la faccio vedere anche illuminata di sera. Sono troppo carine queste lampade solari e fa anche una bella luce. Yuki, non ci andare a fare subito la pisciatina sopra, per favore. Yuki, lascia stare la mia rana, tira via.